Allora, buonasera a tutti, benvenuti e con grande emozione, con grande piacere, con grande onore che diamo inizio a questo 18° corso di psicopatologia fenomenologica, corso residenziale qui a Figline Valdarno, la patria dell'umanesimo, la patria di Marsilio Ficino, che è stato precettore dei figli di Ser Ristori e quindi ha camminato per queste aule. Siamo nella dimora che affonda le sue radici nel 1300 e potete goderne alcuni aspetti architettonici molto peculiari, su cui poi magari il professor Ferro farà un affondo, con un giardino all'italiana, con delle merlature guelfe, con un torrione di tutto rispetto che ha rappresentato per la storia della Toscana, per il contributo che i figlinesi hanno dato a Firenze, citato anche da Dante, un elemento di grossa importanza. Questo è un corso, diciamo, che nasce in un'atmosfera particolare, l'atmosfera anche di ricordo dei nostri maestri che ci hanno lasciati con la scomparsa di Lorenzo Calvi nel maggio del 2017. Possiamo dire che la terna della seconda generazione della psicopatologia fenomenologica italiana ha lasciato, diciamo, un'eredità consistente, un'eredità che fortunatamente è portata avanti da persone di altrettanto spessore e valore. Due di queste persone sono accanto a me, parleranno oggi. Uno è il professor Filippo Mariaferro, l'altro è il professor di Storia, che con, diciamo, una differenza d'età, ma comunque possono essere assimilati a questa seconda generazione della psicopatologia fenomenologica italiana, ed è per noi un grande onore, un grande piacere che sono qui. Ringrazio i figli del professor Calvi che sono presenti tra di voi, in particolare Giacomo, che è un collega psicoanalista della SPI, che ha lasciato tutto per essere con noi qui oggi e sentire quanto le idee che il padre Lorenzo ha coltivato, ha nutrito, in qualche maniera camminano su altre gambe. Diceva Franco Basaglia che la grandezza delle idee che hanno la capacità di camminare sulle gambe degli uomini e quindi di dover essere trasmesse da un essere umano ad un altro essere umano. Questo corso sarà particolarmente articolato perché prevederà 7 incontri. Abbiamo il piacere anche quest'anno di aver organizzato alcune sessioni condotte da relatori giovani. Anche domani avremo il piacere di ascoltare un relatore giovane che a suo tempo, un giovane psicologo, che a suo tempo ha fatto una tesi sulla rivista Confound e quindi domani ci documenterà tutto questo suo lavoro di ricostruzione. Certo, Lorenzo all'alba di quel 1988, quando, come ricordava oggi a tavola Luciano del Pistoia, fondò la rivista con dei fogli ciclostilati spediti per posta da Mariella come lettera tra pochi amici, non immaginava che poi ci sarebbe stato un giorno in cui in una facoltà di psicologia come quella di Padova uno studente di psicologia avrebbe potuto fondare la propria tesi di laurea esattamente su quell'idea. E non a caso parlo di Comprando perché quest'anno ricorre il 30° di Comprando. Abbiamo preparato un numero speciale, ovviamente dedicato alla memoria del suo fondatore, il professor Lorenzo Calvi. Abbiamo il piacere di avere tra di voi Giuseppe Riva, che è l'editor storico di Comprando, che è venuto da Milano e che l'ha raccolta fresca di stampa presso la tipografia Garangola di Padova, e domattina vi faremo omaggio di una copia fresca di Comprando appena uscita. Prima di dare la parola ai nostri relatori, volevo così sottolineare l'importanza del momento, consegnando, diciamo, un piccolo dono da parte nostra a Luciano del Pistoia e a Elisabeth Nibel del Pistoia, che ha contribuito con Luciano a regalarci il pensiero di Heinz Hafner, grande psicopatologo tedesco, sul testo dei psicopatici. È un volume che abbiamo rinascato nel
nelle antiche biblioteche fiorentine insieme a Giampaolo di Piazza, che racconta che cos'è la Ca Grande dei Servistori, ed è un volume del 1920 con delle fotografie originali. Insomma, speriamo che lo abbiate a cuore e che vi ricordi questo momento particolare. Poi abbiamo per il professor Ferro invece una targa che abbiamo fatto con società, perché nell'ultimo consiglio direttivo è stato deciso di insignirlo del titolo di presidente onorario della Società per la Psicopatologia Fenomenologica, titolo che fu ricoperto a suo tempo dal professor Bruno Gallieri. Quindi è con grande commozione che gli consegno questa targa.